Il progetto imprenditoriale avanzato dal presidente del Teramo Calcio, Franco Iachini, all'amministrazione comunale di Teramo sullo stadio Bonolis, promette investimenti per 9 milioni 700 mila euro. La proposta, che ha già ottenuto parere favorevole dagli uffici tecnici, ma che dovrà essere approvata definitivamente dal prossimo Consiglio Comunale, prevede che il privato, cioè la società Soleia di Iachini, possa gestire la struttura sportiva sino al 2080, facendosi carico della manutenzione dell'immobile pubblico. In cambio, la società potrebbe realizzare interventi di natura commerciale e ricettiva all'interno dei locali dello stadio e sull'area circostante. Si è aperta così una discussione politica in città. In attesa del Consiglio Comunale, il presidente Iachini ha voluto personalmente spiegare il progetto ai consiglieri. La maggioranza del sindaco D'Alberto, in maniera quasi compatta, condivide la proposta. La variazione di questo PEF, quali vantaggi porterà alla città? Allora, la proposta di riequilibrio avanzata dal concessionario è sicuramente una proposta molto ambiziosa. Prevede un investimento complessivo di 9 milioni e 700 mila euro sulla struttura, interventi questi complessivamente che si concluderanno entro il 2026, quindi rispetto alla durata generica della convenzione vedrà la realizzazione di questi investimenti nel breve periodo. Sicuramente avremo la possibilità quindi attraverso l'operato del proponente di riqualificare un'area che ha una forte vocazione commerciale ma anche sportiva, di dare vita, quindi di creare linfa per il territorio anche attraverso, diciamo, nuovi posti di lavoro che potranno essere creati attraverso la messa a regime dei nuovi servizi. Ma è l'opposizione di centrodestra ad avanzare forti dubbi sulla modifica del PEF dello stadio Bonolis e anche i consiglieri di Italia Viva che in una nota sostengono ci sia un evidente squilibrio in favore del privato concessionario, che vedrebbe così allungarsi di 42 anni la gestione dello stadio. Un imprenditore è assolutamente libero di presentare una sua proposta e l'amministrazione, che resta sempre proprietaria di quell'immobile, di quella struttura, che poi deve fare una sorta di mediazione attraverso la ricerca di un equilibrio e soprattutto della congruità. Ora, questo tipo di discorso ha tutte le possibilità di fare un ragionamento e anche l'atto ha tutte le possibilità di essere variato, migliorato in Consiglio Comunale attraverso una discussione e anche degli emendamenti. Noi delle proposte le abbiamo fatto, cioè l'abbattimento del costo maggiore sulla struttura, un discorso legato anche al finanziamento che può essere secondo me maggiore e quel finanziamento può essere anche dirottato in maniera più chiara, non così senza un titolo. Martedì in consiglio con grande serenità affronteremo la discussione.